Oggi nella cucina di Giallo Zafferano prepariamo un classico dello street food napoletano, la pizza fritta imbottita di mortadella e fior di latte. Cominciamo? Per l'impasto cominciamo dall'acqua, perché noi pizzaioli napoletani partiamo sempre col mettere l'acqua, la dobbiamo avere fresca, quindi abbiamo 250 grammi che mettiamo nel contenitore. Poi mettiamo subito lievito di birra fresco, che facciamo sciogliere con l'utilizzo delle mani. Una volta sciolto abbiamo qui il sale e la farina. Mettiamo il sale nella farina già setacciata, lo giriamo con l'estremità del cucchiaio, eccolo qua. Cosa facciamo? Andiamo nell'acqua con quasi la metà della farina che ci serve per ottenere l'impasto e cominciamo a creare una pastella. Tutte queste operazioni devono essere fatte lentamente perché ci vogliono dei tempi di assorbimento della farina da parte dell'acqua. Dobbiamo andare di corsa e dobbiamo capire che in questo momento stiamo impastando. Dopo aver creato una pastella iniziale che comincia ad essere un po' gelatinosa, noi non facciamo altro che aggiungere altra farina a pioggia ad intervalli, e così facendo, mettendone poco alla volta, otteniamo, diciamo, la morbidezza che a noi serve. Da come si vede, l'impasto già sta prendendo forma e ce ne accorgiamo anche dal fatto che comincia a diventare poco appiccicoso verso la parete del contenitore. Andiamo con la farina rimanente, continuiamo ad impastare, puliamo bene gli attrezzi. Da questo momento in poi cominciamo a lavorarlo con le mani, cercando sempre di tirare queste parti di farina verso l'impasto stesso. In questo momento io sto chiudendo l'impasto, ok? Cosa notiamo? Che già ha preso forma, già è un impasto che deve essere ancora lavorato, ma che ha una sua compattezza. Il contenitore è totalmente pulito, ci saranno 10 grammi di impasto, diciamo, appiccicato alle pareti. Qui abbiamo della farina di spolvero con cui andiamo un po' a velare il nostro impasto, ma poco poco, altrimenti andiamo ad alterare la ricetta. Facciamo delle pieghe, continuiamo la lavorazione per altri 2-3 minuti. Allora, vi mostro la tecnica di chiusura dell'impasto, proprio l'ultimissima fase di preparazione, in cui noi andiamo a stendere l'impasto e a portarlo avanti. Questo aiuta sia a creare la rete glutinica dell'impasto stesso, sia ad incorporare un altro poco di aria, ok? Questo movimento lo si può fare una decina di volte, non troppo, perché altrimenti questo impasto si incorda. Andiamo a compattare la pagnotta, la facciamo riposare un pochino, questo riposo viene chiamato anche puntata. Durante la puntata noi andiamo a coprire l'impasto con della pellicola e aspettiamo all'incirca una decina di minuti affinché il nostro impasto non diventi setoso e liscio. Allora, dopo 10 minuti noi abbiamo un impasto che si è riposato un pochino ed è pronto per essere diviso. Per preparare la pizza fritta farò 4 palline di impasto. Togliamo la pellicola, mettiamo un poco di farina. Già vediamo che la massa si è compattata, perché l'impasto della pizza si crea anche quando non lo si lavora, anche quando stiamo fermi, così come questo tempo che abbiamo fatto decorrere dalla fine della lavorazione a questa fase qui. È una fase in cui cosa facciamo? Un taglio centrale, così, per poter ottenere un filone di impasto con cui andiamo a creare a mano le palline che ci servono. La fase è questa qui, di strozzatura, come avviene un po' con la lavorazione della mozzarella. Dobbiamo stare attenti a fare queste palline uguali, ovviamente, che le pizze poi che andiamo a preparare devono essere le stesse. Noi la andiamo a porzionare cercando di stringerla così, di chiuderla. Dobbiamo avere una chiusura perfetta. Se lo facciamo a mano, addirittura noi vediamo una sorta di vortice che si crea al centro. Vedete? Questo vortice che dobbiamo ben chiudere. Questa pallina deve essere perfettamente tonda. Questa armonia, anche bellezza che vediamo nella fase di impasto, ce la ritroviamo anche col prodotto finito. Se eventualmente vi rendete conto che le ultime palline o l'ultima sia un pochettino più piccolina, voi potete togliere un po' di impasto da qualcuna che avete fatto leggermente più grande e lo andate a mettere sotto. Tanto poi dopo, con la lievitazione avvenuta, non si nota più
certe cose modificano l'impasto, quindi dobbiamo avere la grazia di impastare nel posto giusto, lontano dal vento, dagli spifferi, dalle alte temperature o dal freddo totale. Quindi noi dobbiamo coprire l'impasto immediatamente così come lo andiamo a creare, per non trovare queste impurità che danneggiano la pizza sia esteticamente sia a livello anche di sapore. Dispongo le palline in un contenitore per alimenti alla distanza di circa 2 cm tra di loro. Quindi se le andiamo a mettere unite tra di loro, ci ritroviamo un'intera massa che sarà difficile poi da gestire. Quindi è molto importante lasciare lo spazio per poter prendere, dopo che è avvenuta la lievitazione e anche la maturazione, la pallina che noi abbiamo creato col peso giusto. Da questo momento in poi noi dobbiamo tenere l'impasto ben coperto in un luogo fresco ed asciutto, al riparo da correnti, da raggi di sole, dal freddo, voglio dire, che possono alterare o rallentare o accelerare la lievitazione, e dobbiamo tenerlo sotto controllo di tanto in tanto guardandolo, aprendo il coperchio della cassettina per assicurarci che tutto sia sotto controllo. Ci vorranno circa dalle 6 alle 8 ore. Adesso passiamo agli ingredienti del ripieno. È molto importante avere l'olio caldo, avere gli ingredienti a temperatura ambiente, la mortadella già tagliata, la ricotta di bufala che tra poco allungherò con un poco di acqua e del fior di latte fresco. Prendiamo una ricotta di bufala, la mettiamo in un contenitore, ci mettiamo dell'acqua sopra, ok, cominciamo ad ammorbidirla fino ad ottenere una massa cremosa che ci servirà per la preparazione. Ricotta pronta per essere messa nella pizza. Prendo il fior di latte, lo metto sul tagliere, utilizzo lo stesso strumento, questo qui almeno io, poi ognuno è abituato come vuole, per fare delle fettine sottili, circa 2 mm. È molto importante asciugare bene la stecca, perché dobbiamo, per poter prendere ovviamente le palline che nel frattempo sono lievitate, dobbiamo tenerla asciutta e pulita. Questo lo portiamo in avanti. Ci assicuriamo che le palline sono ben lievitate. Eccole qua. Pulite, lievitate e perfette per essere preparate. Cosa facciamo? Una piccola velatura di farina. Sempre pochissima. Mettiamo la stecca nella farina stessa per assicurarci che sia asciutta. Poi cosa facciamo? Andiamo piano piano sotto, così, e tiriamo via la pallina perfettamente, senza lasciare traccia di impasto. Prendiamo la pagnottina che posiamo sul piano di lavoro, velatura di farina, mani asciutte, molto importante, ok, cominciamo la stesura, eccolo qua. Non dobbiamo stendere la pizza troppo, perché si potrebbe rompere, quindi la stesura deve essere inferiore rispetto ad una tradizionale pizza al forno, ok, perché poi la andiamo ad allungare una volta messa in padella. Posizioniamo la ricotta al centro e lasciamo circa 3 cm di bordo, perché dobbiamo poi sigillare questa pizza fritta. Allora mettiamo il fior di latte che abbiamo tagliato, lo mettiamo al centro, eccoci qua, ci asciughiamo sempre le mani tanto in tanto, mettiamo la mortadella tagliata, ovviamente possiamo metterci del salamino, possiamo metterci quello che vogliamo, ok. Assicuriamoci sempre che il piano di lavoro sia molto ben pulito. Ci mettiamo del pepe nero, così, volendo poi a piacimento, sono gusti, mettiamo del basilico. E adesso cosa facciamo? Chiudiamo la pizza. Andiamo in avanti, così. Eventualmente possiamo aiutarci con questo strumento per farla staccare dal piano di lavoro. Ci assicuriamo che non ci siano buchi, perché facilmente questo impasto così morbido può cedere. Gli stessi ingredienti possono bucare la pizza. Andiamo in cottura, la alziamo, la mettiamo nell'olio bollente. Per una cottura perfetta l'olio deve essere intorno ai 200 gradi.
andiamo a spingere l'olio bollente sulla pizza per assicurarci che tutta la cottura sia dorata e si cuociano anche le punte, diciamo le due estremità della pizza fritta. Teniamo bassa la pizza nell'olio bollente, con l'altro strumento la inondiamo di olio caldo. Facciamo un altro giro per vedere se il prodotto è pronto. Facciamo colare l'olio. Asciughiamo bene la pizza anche nella parte superiore. La alziamo. Eccola qua. Possiamo cominciare a mangiare la parte superiore, che è soltanto pasta, perché nel frattempo, alzando la pizza fritta, il condimento è sceso nella parte bassa, quindi cominciamo ad apprezzare l'impasto. E poi ci ritroviamo questa bomba di, diciamo, di ingredienti che stanno qui, come ho detto poco fa, nella parte bassa, che ci fanno apprezzare e godere della pizza che abbiamo preparato. Buon appetito!